foto chiaro. Vacchiano, vacchissimi vacchiano. Sta macchina così e io mi scanto per minchiano. Se scrivo fino fino forse ce la posso fare. Insisti dai, sei, insisti. Ma porca miseria, che dolore, come si fa a proseguire? Avrà pensato che sono un imbecille quando le ho detto che ero seduto sul mio trono e poi nemmeno la conosco e già gli faccio questi discorsi. La pancia gonfia come se fossi incinto, il sudore tra le dita dei piedi. Non oso pensare alle mie ascelle. Il puzzo dell'antizanzara, molto meglio le mie ascelle, oddio, ci ho già pensato. Il pepe e il crema sulle mucose cutanee moribonde. Mi sembra di capire, maledetti funghetti allucinogeni non fanno un granché bene all'immaginazione. C'è poco da fare, poco da pensare. Per scrivere bisogna star seduti. Hai mai visto un poeta che scrive ricurvo su se stesso? Per produrre bisogna essere in forma, non soffrire di spasmi intestinali. Questo male blocca la mia ispirazione. È un muro duro ed io ci sbatacchio contro. Ora lo so, è vero per davvero. In un corpo ci sono due cervelli, uno nel capo e l'altro tutto intorno all'intestino. Il mal di testa come il mal di pancia, la parola come il petto, il pompino come il rapporto anale. Sono troppo sofferente, c'è una battaglia in corso tra i miei due cervelli. Questa sarebbe ispirazione? Oddio, che fitte lancinanti, torno in bagno. Non so se vomitarci dentro o defecare a spruzzo un'altra volta. Poco importa, per lui è indifferente. Il trono mi aspetta neutrale perché lui è insensibile ai conflitti.